Raga, sono le 2:30 di notte e proprio in questo momento ho sentito un rumore provenire dalla porta principale di casa. E guardate cosa caspita c'è sotto la porta di casa mia, ragazzi. E mi è stato consegnato questa specie di foglietto. Ok, con calma, controlliamo che caspita ci sta scritto qua, perché è un foglio praticamente macchiato e sono sicuro che c'entra col canale horror. Quindi apriamolo, ma mio Dio, ragazzi, neanche si apre, guardate che schifo, ragazzi, c'è scritto qualcosa. Se la dancing Serbia, scritto pure male. Lady, vuoi trovare? A via Crocetti devi andare. Fai attenzione, però potresti morire. C'è tutto quanto questo liquido verde. Facciamo così, ragazzi. Io vado a dormire e domani mattina andiamo a visitare sto posto. Ciao. Signori, siamo arrivati all'interno della collina e guardate quanto caspita è grande. Cioè, le coordinate ci portavano proprio in questa specie di pianura, non so neanche io cosa sia, dove non c'è assolutissimamente nessuno, è pieno di alberi. Ora vedo una casa qua in lontananza, probabilmente potrebbe esserci qualcosa all'interno. Avviciniamoci col drone e vediamo un po' che caspita c'è qua all'interno. Guardate qua, raga, oh mio Dio. Ok, c'è un'entrata, questo mi sa che è un fottutissimo bunker segreto che porta sottoterra. Che, ragazzi, noi facciamo ritornare il drone, così andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno di questo bunker. Raga, cos'è sta roba sotto di noi? Vedo un sacco di... No, non è quello che sto pensando. Ditemi che non è quello che sto pensando. Non ci posso credere. Ci sono gli schifi di toilet. Ok, facciamo tornare subito il drone, porca miseria. Raga, dovrebbe essere proprio qua sopra, eccola. Ma di che caspita stiamo parlando? Fermi tutti, fatemi leggere subito innanzitutto cosa c'è scritto. E guardate tutti quanti cessi qua, raga. Guardateli, sono 1, 2, 3, 4 e 5. 5 schemi di toilet, ma c'è scritto RIP in memoria Dancing Serbian Lady. Ci mancherai, no, raga. Oddio, guardate qua. Nata l'11/11/1111, morta il 34/34/3334. Perdonatemi, ragazzi, ma queste date forse neanche esistono. Ma di che stiamo parlando? Magari la Dancing Serbian Lady viaggia nel tempo, non lo so. Ma sta di fatto che qua di fronte a me c'è la sua lapide, significa che è morta. E qua sotto c'è scritto: uccidete lo schipi di Toret per me, lunga vita per sempre. No, no, Dancing Serbian Lady è morta, ragazzi, ci ha abbandonato. E c'è anche una mega accetta qua, raga. Questa è stata tutta colpa dello schifo di toilet. Quello schifosissimo schifo di toilet l'ha uccisa, l'ha fatta fuori. E adesso, ragazzi, siamo rimasti solamente io e mio padre contro lo schifo di toilet, Super Mario, lo sciamano e chissà quante altre persone che ci verranno contro. Lo sapevo, ragazzi, lo sapevo, raga. Mi viene un giramento di testa allucinante. Mio Dio, raga, io non posso trovarmi ogni volta in queste situazioni. Non vi nego che in questo momento mi sentivo veramente solo. Stavo per mollare e abbandonare il tutto. Fino a quando... Raga, cos'è quella roba là sotto? Dovrebbe essere una pozione. Ok, ragazzi, questa è l'ultima possibilità che abbiamo per far evocare la Dancing Serbian Lady, perché il ballo l'abbiamo già provato e funzionava solamente una volta. Quindi l'unica cosa che ci rimane, non so neanche cosa succederà e se funzionerà, è quella di versarla tutta quanta all'interno della lapide della povera Dancing Serbian Lady. Adesso apriamo subito il tappo e oh mio Dio, raga, ma di che caspita stiamo parlando? Io vorrei provare un attimo ad odorarla. Mamma mia, raga, che schifo! Puzza proprio di morto, cioè non avete idea che puzza che fa. Forza, Dancing Serbian Lady, forza! Tipo per te, raga, vado. Tra 3, 2, 1. Iniziamo a versarla qua all'interno. Ti prego, dimmi che funziona. Dimmi che funziona. Ok, così basta, raga. È quasi a metà. Ancora un altro po'. Perfetto. Ok, raga, più di questo direi che dovrebbe funzionare. Il problema è che quanto tempo ci mette a funzionare? E seconda cosa, Dancing Serbian Lady, mi senti per caso in questo momento? Raga, io lo sapevo. Neanche una pozione può far resuscitare la Dancing Serbian Lady. Ormai è morta e sicuramente non la rivedremo mai più in tutta la nostra vita. Ma proprio quando stavo per arrendermi... Oddio! Raga!
Ho sentito qualcuno gridare, chi c'è? Chi c'è? Puoi venire là sotto, puoi venire là sotto, raga. Chi è che è qua? Oddio, raga, io prendo l'accetta, mamma mia, raga, ho paura. Chi c'è qua? Chi si nasconde qua dietro? Raga, questa è la voce della Dancing Serbian Lady. Dancing Serbian Lady, sei tu per caso? Raga, fermi tutti. Ok, mi avvicino, raga. Oh mio Dio! Facciamo attenzione però, perché questa qua potrebbe essere sempre un'imboscata dello Skibidi Toilet. Quindi io mi tengo sempre l'accetta pronta all'utilizzo. Skibidi Toilet, se sei tu, esci subito, perché un'accetta, sono armato e sono veramente arrabbiato, dato che hai ucciso la Dancing Serbian Lady. Raga, ma che caspita sta succedendo qua dietro? Raga, ma che caspita è sta roba? Chi c'è qua dietro? Raga, chi caspita c'è qua dietro? Oh, mio Dio! Raga, è la Dancing Serbian Lady! Non ci posso credere! Raga, ma che caspita gli è successo? Oh no, la Dancing Serbian Lady non si muove in questo modo. Io prendo l'accetta, non si sa mai, raga. Non si sa mai. Dancing Serbian Lady, ma... Oh, mio Dio! Ma che caspita sono fatto? Mi hanno ucciso! E adesso, grazie alla tua pozione, sono rinato. E ho portato tutte le mie amiche e amici. Cosa? Che significa tutte le tue amiche e amici? Venite, miei punti! Venite a me! Ah! Oh mio Dio! Ragazzi, che caspita sta succedendo? Quanti caspita sono? Dancing Serbian Lady, aspetta! Dancing Serbian Lady! Cos'è successo con questa pozione che ho versato sopra la tua lapide? Basta fare la vittima! Adesso con la mia gang di Dancing Serbian Lady uccideremo lo scopitore! Oh mio Dio! Questa è la cosa più terrificante ma più assurda che sia successa, raga! Abbiamo tipo 4-5 Dancing Serbian Lady! Guardate qua, raga! Una più pazza dell'altra! Oh mio Dio! Ok, ma Dancing Serbian Lady domanda delle domande. Siamo ancora amici, vero? Certamente, Karius! Fino a quando lo schipitore c'è in vita. Ok, questa cosa non mi piace tanto, ma aspetta un secondo, voglio chiederti, cosa hanno di speciale queste altre Dancing Serbian Lady? La prima! Oddio! È in grado di uccidere con i suoi denti a sciabola! Mamma mia, raga! La seconda è una cannibale! Oh mio Dio, una cannibale! Aspetta, Dancing Serbian Lady mangia gli esseri umani? Sì! Oh mio Dio! Soprattutto i bambini! Soprattutto i bambini! La terza è la pazza della serie killer! Oh mio Dio! Ok! Il mio esercito di Dancing Serbian Lady è pronto! Bene, amici, direi che questa è la cosa più assurda che mi sia mai successa, ma anche la cosa più fortunata, perché adesso siamo in grado di distruggere effettivamente quello schifoso dello Skibidi Toilet. Comunque, Dancing Serbian Lady, io adesso devo tornare a casa, ma non so, manda un messaggio a tutti quanti i follower. Ho imparato ad odiarvi, ma anche ad amarvi. State attenti. Dunque, pensavate veramente che fosse finito tutto quanto così? Tutti quanti felici e contenti perché la Dancing Serbian Lady è resuscitata? Assolutissimamente no, perché ho fatto un piccolo errore. Padrone, porto brutte notizie. Kadiax, quel maledetto, ha trovato la pozione. La Dancing Serbian Lady è rinata! Adesso... sono più di 4. Padrone, cosa devo fare? Rubami la pozione! Va bene, padrone, ruberò la pozione. Capo, eccola, l'ho trovata! Sembra buona! Non berla, no! Sto arrivando a portartelo.